Bentrovati da Ottica Mancini, via Tagliamento 26 Roma, www.otticamancini.it. Questa sera voglio presentarvi questo oggetto, il Nexi YZ della Celestron. È un accessorio che consente di utilizzare un cellulare, uno smartphone per effettuare fotografie con un telescopio, con un cannocchiale oppure con un microscopio. Nel nostro caso abbiamo montato questo dispositivo su questo microscopio, un Motic modello RED 131 che vi abbiamo già presentato in un precedente filmato. Allora, come vedete, va applicato all'oculare del microscopio e consente di avere sullo schermo del telefonino l'immagine che viene acquisita anche attraverso l'oculare. In questo caso abbiamo messo un vetrino con un preparato già pronto, che è un pezzo di placenta, e vediamo, abbiamo già messo a fuoco e qui possiamo anche effettuare la fotografia con questo dispositivo all'ingrandimento più basso, 4x. Adesso modifichiamo l'ingrandimento e vediamo cosa succede. Adesso centriamo l'immagine del campo dell'oculare, muovendo con questi due comandi coassiali, proprio come se muovessimo il tavolino del microscopio. Ecco qui. E possiamo anche scattare una foto. Possiamo operare l'ingrandimento ruotando il revolver dell'obiettivo e avere delle foto, direi, di ottima qualità del nostro preparato. Adesso, eccolo qua, ricentriamolo meglio. Ha due comodi comandi coassiali per i movimenti sull'asse X e Y e un comando separato per l'altezza, per l'asse Z. Questo è un dispositivo molto semplice che consente di essere applicato a un microscopio, a un telescopio, a un cannocchiale, anche a un telescopio solare con un apposito raccordo. Il primo comando che vi mostro e vi descrivo è questo comando a cursore che consente di bloccare in una data posizione la pinza in modo da rendere solidale il cellulare e l'accessorio con l'obiettivo o l'oculare del vostro sistema. Altri due comandi sono questi coassiali che consentono di traslare nei due assi, come vedete. Faccio vedere così che è più comodo, di traslare nell'asse X e Y in modo da centrare perfettamente l'oculare con il vostro cellulare. E questo invece consente di abbassare o sollevare il vostro cellulare per visualizzare la migliore immagine che potete avere. In più ci sono questi due comodi accessori, uno
questi due, che consentono di bloccare il vostro dispositivo ad oculari di diversa grandezza, sono due di diversa grandezza e consentono di adattarlo nel caso che l'oculare sia più stretto, molto più stretto dell'apertura delle vostre ganasce. Vi mostro adesso come è possibile montare il cellulare sul dispositivo. Si basta aprire questa pinza e il gioco è fatto. Ecco il vostro cellulare montato. Ora non ci resta che agire sui due comandi per traslare così, per traslare il vostro cellulare in modo da renderlo coassiale con l'asse del vostro oculare. Se vi è piaciuto questo filmato, mettete un like e scrivete i vostri commenti, che per noi sono molto utili.